Ho appena girato il video dove vi mostravo gli ultimi acquisti fatti su Lookfantastic e mi è venuto in mente che voglio fare questa prova. Ho acquistato questo su Lookfantastic per sostituire il Makeup Forever perché lo ritenevo troppo chiaro per la stagione che viene. Ho detto, ah, se mi abbronzo. In realtà non è molto più scuro, però è proprio una tonalità completamente diversa. L'ho provati sulla mano. E vi faccio vedere. Allora, questo è il Makeup Forever. Allora, all'applicazione ha una cremosità e una coprenza pazzesca, cosa che poi però quando si va a dare sull'occhio non è poi così coprente, eh? Però guardate, questa è, spero di riuscire a farvi vedere la tonalità. Questo probabilmente perché con la spugnina esce meno prodotto. È meno cremoso e più asciutto. Vedete, il Make Up Forever è ancora molto lucido e molto cremoso, questo è più asciutto e è praticamente impossibile applicare la stessa quantità usando la spugnetta. Allora, sulla mia mano adesso vedete questo qua della Maybelline è molto più in tono, perché questo qua invece è più rosatino. Se lo vado a sfumare, li vado a sfumare vicino e si crea, vedete, quasi non si nota più la differenza. Comunque anche al tatto questo non mi viene, della Maybelline rimane più asciutto rispetto a quello di Make Up Forever. Ecco, adesso sono asciutti entrambi e non si vede quasi più la differenza. Adesso voglio provare a usarli sul contorno occhi. Applico di qua. Stavolta lo do solo sotto, non vado a darlo ovunque. Lo applico di qua. Quello di Make Up Forever sull'occhio destro e sull'occhio sinistro l'Instant Anti-Age. Ah, questo qui Makeup Forever è Ultra HD, perché so, cioè, ce ne sono anche altri, però per me questo di Makeup Forever è Ultra HD. E di qua mettiamo il Maybelline Instant Anti-Age colore nude. Sentite gru gru gru, è il mio stomaco che ho fame. Fumare. Vi ricordo che ne metto una quantità spropositata, eh? Ne ho messo una quantità spropositata, anche perché usandoli soprattutto, cioè per fare video, devo abbondare un po' con il trucco, magari quando esco per tutti i giorni, insomma, a parte che non mi trucco spesso, però magari per uscire, faccio una cosa molto molto più leggera, molto più easy. Adesso andiamo. Fumare. Vabbè, questo di qua ne ho dato ovviamente meno. Voglio vedere se evito la sflesciatura. Proviamo ad abbassare le luci. Ecco, così sono quasi naturale con le luci bassissime. Vedete, comunque questo comincia a essere veramente troppo chiaro per l'estate. E questo si uniforma di più con la mia carnagione attuale. Certo, se mi abbronzo, perché adesso non sono abbronzata, sono, no, non sono abbronzata, però non ho neanche quel pallore, soprattutto non si vede, si vede anche la parte del corpo, che comunque il mio corpo non è bianchissimo, mentre d'inverno stai coperta, anche se ti fai la faccia un po' più chiara si nota poco, però adesso che cominci ad andare a giro con le canottierine non ti puoi fare la faccia bianca e quindi allora, per la mia carnagione di adesso mi sembra che questo sia un pochino più adatto, anche se però se mi abbronzo, insomma, è sempre chiaro, mi sa. Non so, che dite? Fatemi sapere quale preferite.
La resa qui non si vede, a parte la sono andata a mescolarli, non si nota molto la differenza. Cioè, se mi allontano, allora adesso mi allontano e aumento le luci. Ditemi se vedete. Allora, molto probabilmente l'Ultra HD, io noto che se aumento la luce, guardate, sparisce di più l'occhiaia rispetto al Maybelline, perché appunto è pensato appositamente per set fotografici. Quindi con la luce, vedete? Evidentemente ha delle particelle riflettenti che fanno sparire di più l'occhiaia che il Maybelline non ha. Se abbasso le luci, a parte, sì, giustamente non sono neanche non sono neanche uguale. Vabbè, ragazzi, a voi l'ardua sentenza, fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao.